Nuova gestione, nuovi sapori al ristorante Pizzeria Il Peperoncino. Siamo con Fabio, maestro della pizza e punto di forza del nuovo locale. Fabio, che tipo di prodotti presenti alla clientela? Allora, i prodotti che presento alla clientela, prima di tutto l'impasto. L'impasto, diciamo, è la cosa più facile al mondo, perché i prodotti sono quella più semplice: acqua, farina e lievito. Questo è tutto. E lievitazione per fare una buona pizza, prodotti sono tutti genuini, tutti doc. C'è qualche pizza particolare che puoi consigliare ai clienti del Peperoncino? Noi, quando riguarda la pizza particolare, abbiamo soprannominato Peperoncino, è un ripieno a mezzaluna composto da mozzarella, provola, prosciutto cotto, funghi champignon, salame piccante e ricoperto di prosciutto crudo, rucola e scaglie di parmigiano. E alla fine un po' di olio d'oliva crudo. Peperoncino però non è solo pizza, anche piatti della tradizione. Come no, anche quando riguarda la cucina ci sono tutti i sapori napoletani, anche casertani, come ad esempio il pane cotto, composto da pane raffermo, fagioli, broccoli e parmigiano. Poi ci sono anche vari tipi di primi, possono andare primi di terra, come ad esempio la genovese, piatto tipico napoletano. Provole salsiccia, con la salsiccia di maiale nero casertano, ma anche i primi di mare, soprattutto i primi di mare dove noi usiamo soprattutto roba fresca, anche, soprattutto il fine settimana, come scampi, vongole veraci e tutte queste cose qua. Diciamo un pochettino l'indirizzo e gli orari di apertura del locale. Noi siamo aperti da mezzogiorno fino alle 3:30, alle 4, e poi la sera iniziamo alle 6 fino a chiusura. L'indirizzo? Viale Carlo III, numero 170, San Nicola la Strada. Grazie a Fabio e buon appetito a tutti dal Peperoncino. Arrivederci, buona giornata.